su RDT Radio Station è arrivato il momento di Fireworks. Ogni martedì dalle 21.10 alle 23 la notte si illumina di rock. Michael Fontana vi farà rivivere un'atmosfera rock a 360 gradi. Fireworks, un programma tutto rock, solo su RDT Radio Station. Fireworks, e che il rock sia con voi! Buonasera, buonasera a tutti gli amici e ascoltatori di Fireworks, benvenuti al consueto appuntamento con il grande rock, hard rock, metal, grunge, punk, chi più ne metta, di piccante, ovviamente. Ogni martedì il vostro affezionatissimo Michael Fontana ad allietare le vostre orecchie, il vostro siciliano con amore e con furore, direttamente dal Friuli Venezia Giulia per RDT Radio Station, il martedì incandescente. Dalle ore 21.10 fino alle ore 23, anche se piacerebbe rimanere ancora di più, magari fino a domani mattina, l'indomani mattina. Qua mi stanno iniziando a guardarmi male. No, vabbè, ok, dai. Ricapitoliamo. Dalle 21.10 fino alle 23, ogni martedì su RDT Radio Station. Ricordo bene, sottolineiamo, quindi compiti per casa, sempre RDT Radio Station. E questo Fireworks condotto dalle sottoscritto ormai da questo pluridecennale appuntamento da... Beh, dobbiamo dirlo, dai, questa volta lo dico, dal 1988 che Fireworks va in onda, dalle prime emittente FM siciliane, e però catapultati qui su RDT Radio Station. Diverse sono le possibilità di ascolto di quest'oggi, come sempre, tramite il nostro sito www.rdtradiostation.it. Potete ascoltarci ovunque, anche scaricando l'applicazione da Play Store, il vostro telefonino, quindi potete portarci con voi anche in Alaska, anche sulla Luna, Marte, Venere, ovunque voi volete. Ok, e quindi diverse anche le possibilità di visualizzazione tramite anche il nostro video Facebook per voi. Ogni parte dell'universo, ospite d'onore, mamma mia, dall'Emilia Romagna, stiamo parlando dall'Emilia Romagna, tortellini a go go, ok, però per adesso così ci addolciamo un pochettino il palato. Qui si tratta di metal dalle punte, d'acciaio acuminato. Lui, il grande Emiliano Dal Comune, che fa parte di una super band, Stone Draft. Perfetto, quindi che già riusciamo a vederlo dal nostro video social Facebook. Però a breve inizierà l'intervista con Emiliano Dal Comune di questa super band, come abbiamo detto, Stone Draft. Bene. Ringraziamo anche il nostro regista. Soprattutto ringraziamo, se no altrimenti ci fa chiudere i battenti qua subito, immediatamente, Davide Primosi nella stanza dei bottoni, la regia, Deus Ex Machina di Fireworks, nonché di tutta la programmazione di RDT Radio Station. Beh, come al solito io alla fine mi sono dilungato alla grande, come cerco ogni volta di essere breve, ma non ci riesco, non è colpa mia, cioè è la mia natura, c'è poco da fare. Il nostro contatto telefonico per tutto ciò che riguarda la linea diretta per i vostri sms, WhatsApp, note audio, messaggi vocali è il 3827 85677. E a questo punto basta più bando alle chiacchiere e iniziamo con il disco start di quest'oggi, per l'appunto Stone Draft. A voi con River of Insanity e dopodiché intervista fra poco. We'll be right back.
Fireworks, solo su RDT Radio Station. Eh sì, proprio così, solo su RDT Radio Station, Fireworks. Bene, comincia così l'intervista a base di tortellini emiliani con il nostro caro Emiliano. Già il nome dice tutto, il nostro caro Emiliano dal Comune. Benvenuto, welcome. Buonasera a tutti, ciao. Buonasera, davvero benvenuto, grazie di cuore per questa intervista in esclusiva per Fireworks. Bene, grazie a voi. Caro Emiliano, quindi dal Comune, così mi esce spontanea la battuta. Quale comune? Emiliano dal Comune. Nome Frate. Ok, quindi stiamo parlando della zona di Reggio Emilia, se non erro. Esatto. Oh, dai, bellissima zona, davvero, davvero. E poi non solo per quel che riguarda il palato, ma anche per la bellissima musica, come nel caso in questione, appunto. Ricordiamo che Emiliano dal Comune è il cantante frontman di questa band, che si chiamano per l'appunto Stone Draft. Ok, benissimo, iniziamo così l'intervista, iniziamo a sciogliere il ghiaccio con sono, dai, domande facili, tipo: di che colore era il cavallo bianco di Napoleone? Boh, sì, dai. Benissimo, dai. Allora, dai, partiamo con la prima domanda, seria questa volta. Quindi, questo nome, Stone Draft, ma dimmi se l'ho pronunciato bene comunque, dai. Sì, no, il nome è pronunciato bene. Perfetto, quindi possiamo andare avanti a questo punto. Quando e come nasce la band, Emiliano? Allora, il progetto Stone Draft. La Genesi. Il progetto Stone Draft nasce nel 2007 dall'idea di Max Murray, batteria, e Barry alla chitarra. E si forma a Rolo di Reggio Emilia. E all'inizio, i componenti, all'inizio la band era di tutt'altro genere rispetto a quello che abbiamo proposto oggi. Era una sorta di stoner sludge, sì, molto, molto grezzo, è definito rock agricolo dai ragazzi. Molto rude, diciamo così. Molto, molto rude, esatto, sì, molto, sì, campagnolo. Sì. L'avventura parte con, come detto, i due componenti, e in più alla voce Matteo Gazzi e al basso Oscar Lanzoni. E inizia una serie di concerti molto interessanti nella zona emiliano-lombarda, quindi bassa Lombardia, Mantova, e dove nel 2010 esce The Smell, Sweet Smoke and Alcohol, il primo demo della band, il quale li ha portati ad aprire a un personaggio molto importante che purtroppo ci ha lasciati qualche anno fa, è Freak Anthony degli Schiantos. Sì, Schiantos, sì, perfetto. Quindi ottimo l'introduzione, già possiamo dire che già possiamo tremare, caro Emiliano. E perché possiamo tremare? Perché qui abbiamo già condivisione a manetta. Quindi siamo arrivati finora a 27 condivisioni. La mano veloce. Poi gli ascolti già stanno arrivando alle stelle con visualizzazioni varie, quindi meglio di così. Quindi una partenza sprint, possiamo. Bene, dai. Ottimo. Abbiamo sciolto per bene il ghiaccio adesso, dobbiamo congelare l'inferno adesso, no? Allora, perché questo nome? E da chi è stato coniato il nome della band, Stone Draft? Allora, il nome della band deriva da Derapata sbandata pericolosa, Derapata pericolosa. È stato coniato da Max Murray, appunto batterista, e ricordo anche, visto che l'hai già avuto ospite, sì, cantante di Domines, altra, sì, band della zona di Reggio Emilia, Rolo, anche loro, quindi stesse sale prove.
E ripeto, la band aveva, diciamo, un'impronta stoner sludge, quindi chiaramente molta influenza come Down, Pantera, eccetera, come Phil Anselmo style, dai, come lifestyle, come stile di, sì, di presentazione. E dopo, nel 2015, subentriamo, c'è un cambio di line up dove subentriamo io, Lars, il bassista, e Luca Cigarini. Sì. E qui sì, scusa, sì, l'interruzione, quindi il significato vero e proprio di questo Stone Drift. Vuol dire praticamente derapata pericolosa. Ecco. Vuol dire sbronza pericolosa. Ecco, questo volevo arrivare lì esattamente sul significato, perché già musicalmente lo abbiamo notato dal primo brano, River of Insanity, oggetto della promozione di Fireworks. Davvero sì, scusa l'interruzione, adesso vai, vai col liscio. Allora, stavo dicendo, nel 2015 entriamo finalmente, entriamo in formazione io, Luca Cigarini, chitarra ritmica, e Lars al basso. E da qui c'è la svolta, che poi proprio svolta non è, diciamo, è un sia per Max che per Barry è un po' un ritorno alle origini, perché comunque ciò che ci ha legato già da subito sono le influenze musicali in comune. E quindi si è optato a lasciare lo stile Stone Sludge, fare i pezzi, quelli che avete sentito erano già in cantiere, e col nostro arrivo sono stati, diciamo, più induriti, più groovizzati verso uno stile Pantera, Machined, crossover. Ok, quindi già qualcosa di bollente. Quindi elencaci proprio in maniera così completa adesso tutta la lineup attuale, quella attuale, tutta la lineup. Quindi presentiamo il nostro ospite, quindi è la voce, il frontman Emiliano Dal Comune. Adesso tu continua con tutta la lineup al completo. Allora, alla chitarra solista Enrico Ascari, detto Barry. Alla chitarra ritmica Luca Cigarini, a Luca Cigarini detto Ciga. Al basso Valerio Lars. E alla batteria Max Massimiliano Marri, che già conosci, e anche cantante, sì, di Dominus. È già cantante, sì. E la time machine di Fireworks, la macchina del tempo, adesso ci catapulta qualche anno fa con questo demo che prende come titolo The Smell of the Sweet Smoke and Alcohol. Ce ne vuoi parlare, per piacere? Allora, io qui non ero presente, e comunque le tematiche sono più o meno simili a Mass Destruction Media. Si parla di social network, si parla di società, e in maniera diciamo molto più goliarchica rispetto a Mass Destruction Media. Sì. E come mai questo titolo The Smell? Quindi si parla appunto di un demo, quindi come è nato appunto questo demo, e di che cosa parla? Perché come mai questo titolo proprio così? Anche questo è un titolo bello strong, cioè, sì. Allora, lì ci vorrebbe Massi e Barry, comunque te la sintetizzo in breve. È l'odore della nostra sala prove, che è intrisa di fumo e di alcol, e quindi è dove noi è il nostro stile, da, diciamo, musicale, è un po' il nostro lifestyle iniziale. E quello che la nostra sala prove era intrisa all'interno del dei muri. Stiamo parlando di quale anno? 2010, quindi sono passati veramente, quindi 11 anni da questo demo. E poi accade, passiamo comunque, sempre rimaniamo nel 2010.
Poi abbiamo avuto anche vari festival, dei festival, quindi tipo Rottura del Silenzio, che è un festival abbastanza famoso, e parlaci anche dell'esperienza dell'Arcitom di Mantova e tutto ciò che riguarda queste prime esperienze live, festival live. Io ripeto, vado sempre a informazioni, perché io non ero ancora presente in una formazione, però diciamo che le prime esperienze sono state molto interessanti, molto da baracca, diciamo. La band si è posta come una band chiaramente da baracca, di divertimento. Sì. Per quanto riguarda l'esperienza all'Arcitom di Mantova, quella è stata quella più significativa, poiché la band ha potuto confrontarsi con un personaggio del calibro di Freak Anthony, una persona, come hanno descritto i ragazzi, sì, splendida, una persona aperta, molto disponibile e festaiola come lui era, e comunque un genio come è stato. Sì, quindi qualcosa veramente già di un inizio già travolgente, possiamo dire. Poi assolutamente. Sì, a questo punto dobbiamo salutare anche, abbiamo Rita che ci saluta, quindi in diretta, i vari commenti, Max Marri che è ovviamente incollato al monitor, che io pregherei di non suggerire, perché lui fa riferimento agli odori della sala prove, quindi non suggerire, quando sarà il tuo momento se ne parlerà, Max. Quindi abbiamo anche Francesco, Orazio, tra tantissimi, sicuramente dimenticherò qualcuno perché siete in tanti, quindi e chiedo venia per tutto questo. Proseguiamo con la bella intervista. A questo punto poi i live si fanno molto più interessanti con il passare del tempo. E poi arrivano appunto esperienze live con band di appunto blasonate come i Rain e i Cadaveria. Come siete andati a finire là? Sicuramente per merito, però è bello parlare appunto dell'esperienza. Allora, partiamo dal discorso dei Rain. I Rain è una band con cui avevo lavorato in un locale dove ho iniziato i primi passi come organizzatore eventi, il B-Movie di Sant'Ilario, che adesso non c'è più, troppo dopo io sono passato a realtà più grandi, però diciamo che è stato l'inizio di un'esperienza e di un'avventura che tutt'oggi sta andando avanti, per fortuna, nonostante il lockdown ci sono tanti progetti dietro. In cantiere. In cantiere, esatto. E quindi da lì ho fatto amicizia con Amos di Rain e con i Rain stessi, e durante il Troll Metal Fest mi sono ritrovato con Amos e gli altri ragazzi, e Amos ci ha proposti per la serata di Halloween, che tra l'altro è il suo compleanno, perché Amos compie gli anni il 31 di ottobre. Oh, ok, quindi sì, quindi sì. Se te puoi segnare, magari se passa. Perfetto, quindi sì. E ci ha invitato a la famosa festa che fa ogni anno per il suo compleanno, e noi siamo stati onoratissimi di partecipare a questo bellissimo festival che si è svolto al Freakout di Bologna. Famoso anche il Freakout di, assolutamente, di Bologna, come anche appunto abbiamo detto anche l'Arcitom di Mantova. Io ho vissuto, certo, anche per un certo periodo anche a Mantova, quindi ovviamente io ero un abituale frequentatore dell'Arcitom di Mantova, e speriamo di ritornare a vedere qualche live appunto. Allora salutiamo Massimo Mazzola. Massimo Mazzola, che è un mio caro amico, ovviamente ci conosciamo, quindi è doveroso anche salutare Massimo Mazzola. E continuiamo ancora. Tu, proprio tu, Emiliano, come definisci allora il sound della band, tutto lo stile musicale? Parlaci in maniera spassionata e con amore, come sai fare tu.
Il genere della band è groove metal con influenze hardcore punk e sludge metal. Quindi groove metal Pantera, e ci metto dentro anche Machined, nonostante siano crossover nu metal, ma per me quello è sempre groove. Hardcore punk, Sick of It All, Biohazard, Crisis, e via discorrendo, quindi più sulla linea New York hardcore. Sludge metal, Black Label Society. Beh, quindi cari amici, non vi resta che iniziare a guardare nei social, ad ascoltare, quindi incuriositevi assolutamente, questa è la parola d'ordine, la curiosità. Non so chi, sicuramente fra i vari radioascoltatori sapranno che io sono un cultore della filosofia, e quindi mi raccomando cari amici, proprio per questo motivo, in merito alla filosofia, vi dico di incuriosirvi, perché proprio la meraviglia platonica, vi ricordate la meraviglia di Platone che ne parlava? Quindi incuriositevi di questa band Stone Drift. Ok, procediamo ancora questa volta, caro Emiliano, andiamo sul personale. Non avere paura però, no, comunque a parte gli scherzi, sul personale nel senso che quello che vogliamo sapere da te è questo, parlaci della tua anche formazione personale in qualità di cantante, com'è nato il tuo amore per il canto e le influenze varie. A te la parola, a non fermarti più, prego. Beh, la passione, innanzitutto la passione per la musica nasce già da piccolo, quindi dalle medie. I primi ascolti sono stati, come tutti, i Metallica, Iron Maiden, più avanti, ecco. Pantera, Sepultura, esatto. Sì, sfoggio la mia maglietta, quindi ecco. Soprattutto sì. Metallica, come punk, le prime influenze a 11 anni sono stati i Green Day, chiaramente. E quando ho iniziato le superiori c'era già un bel fermento di band a Reggio Emilia molto interessanti, e da lì ho iniziato a approcciarmi all'hardcore punk, quindi partendo dai NoFX, Pennywise, Sick of It All e via discorrendo, crescendo all'età di 16-17 anni, sempre approcciandomi sempre di più verso uno stile più duro, quindi Pantera, Slayer, che già ascoltavo, ma essendo più dalla farangia verso il punk hardcore, c'era ancora un po' questa sì. C'era un po' queste bandiere all'epoca ancora. Sì, 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 ricordo bene. Sì, pian piano ho iniziato a indurire sempre di più i miei ascolti, fino a che avevo già anche una band all'epoca sui 16-17 anni, che prendevamo spunto dai grunge dei Nirvana, con qualche influenza alla Korn, Metallica e via discorrendo. Poi crescendo ho iniziato a avere le prime band, quelle un po' più serie, dove ho sperimentato gruppi death metal melodici come In Flames, At the Gates, e man mano discorrendo andando sempre più sul pesante, quindi Cannibal Corpse, arrivando fino al grindcore, Nasu, e questo è un po' il mio percorso musicale. Sì, quindi vorrei chiederti, quindi, se tu hai preso delle lezioni oppure tutto da autodidatta, perché cioè, la tua voce è qualcosa che è un uragano, o è qualcosa di così di prorompente, così bella, tonale, strong. Dimmi come hai fatto. Ah, io faccio parte di quella generazione che arrivava in sala prove con l'amplificatore piccolo, mentre gli altri alzavano i volumi, io cercavo di farmi sentire il più possibile. Io sono completamente autodidatto, ho ascoltato tantissimi dischi, ho cercato di studiare un po' varie metriche. Mi ha dato anche una mano anche Max Marri, perché comunque anche lui, la fortuna anche nella band è che comunque lui, essendo cantante,
già più tecnico rispetto a me, perché un qualche lezione lui è riuscito a prenderla, ha riuscito anche a darmi un po' delle direzioni. Quindi ho anche la fortuna di chi all'interno della band riesce a seguirmi, mi ha seguito nelle metriche dei testi, mi ha seguito durante la composizione dei testi stessi, e quindi diciamo che sto imparando anche all'interno della band. Ma è davvero bello, davvero, questo senso di amicizia che vi accomuna, e si sente proprio abbastanza tangibile questo vostro volervi bene come band, davvero complimenti, si nota veramente che siete una band molto unita fra i vari componenti. Bene. Quindi è arrivato il momento della pubblicità, non nel senso pubblicità a livello radiofonico, è il momento dei consigli per gli acquisti. Com'è possibile ascoltare e soprattutto acquistare i lavori della band? Allora, ci trovate su tutte le piattaforme social, quindi Instagram, Facebook, e al momento siamo distribuiti digitalmente, non abbiamo ancora fatto i supporti fisici perché stiamo aspettando che si sblocchi qualcosa. Noi ci teniamo più a vendere e distribuire durante i live il supporto fisico, quindi per il momento ci trovate su tutti gli store digitali, perché siamo prodotti a livello mondiale, quindi Amazon, YouTube. Sì. Ricordiamo anche, avete anche una pagina Facebook, presumo che fosse possibile anche contattarvi tramite i social per acquistare i vostri lavori, no? Certo, abbiamo una pagina Bandcamp, che è sempre un social legato al merchandising, tutto collegato tramite i link, tutti i link sono collegati da di loro, quindi se cliccate Stone Drift su Google ci trovate sicuramente. Ok, perfetto. Allora mi raccomando, amici, prendete nota e ascoltate, soprattutto acquistate. Quindi mi raccomando, amici. Bene. E supportate soprattutto. Supportate. Sì, supportiamo la scena di tutte le band. Sì, sì. È importante. Sì, quindi vogliamo anche salutare i vari, appunto, perché qui abbiamo i vari gruppi metal, rock metal, che ci stanno supportando pure, quindi salutiamo tutti gli amici che stanno condividendo anche a manetta questo video Facebook. Davvero sono tantissimi gli ascolti e le visualizzazioni. Grazie. Davvero bravi ragazzi, dai. Grazie. Dobbiamo essere sempre come delle tante gocce d'acqua che diventano un oceano. E così dobbiamo ancora continuare a supportare bene le band come questa di qualità, che diciamo è proprio di qualità, che prende come nome appunto Stone Drift. Ok, proseguiamo ancora, quindi facci la carrellata a questo punto di tutta la discografia fino ad oggi della band. Come abbiamo detto, c'è il primo demo, The Smell Like Smoke and Alcohol e Mass Destruction Media. Ecco, qui volevo arrivare. Quale anno questo l'ultimo Mass of Destruction Media? 2020. E di cosa parla, se si tratta di un concept album, come è nato? Non è proprio un concept album, ha diciamo un tema comune. Parla praticamente di fake news e della voglia comunque di riscatto, della voglia di non lasciarsi troppo condizionare da informazioni quali clickbait e di usare la testa, quindi di essere se stessi e informarsi nei giusti canali e soprattutto usare il buon senso e la testa. Bellissimo questo tuo messaggio, davvero. Quindi ricordiamo appunto questo ultimo lavoro, Mass Destruction Media. Emiliano, chi scrive i testi? Allora, li scriviamo io e Massi insieme. Io all'inizio avevo buttato giù i titoli, Massi mi ha dato una mano
sia per la struttura, come ho detto, sia per la scrittura. E quindi siamo in due, siamo io e Massi. Tu e Massi. Più o meno di cosa parlano i testi? Quali sono le tematiche? O sono svariate, poliediche, varie? No, di politica non c'è assolutamente niente, più sociale. Sì. Tipo Strike the Blood parla come di, diciamo, di sentirsi pienamente se stessi in una società, di cercare di non farsi abbattere, di combattere ogni giorno per farsi sentire. E River of Insanity, che è stato il singolo che è stato passato prima, Fiume dell'insanità. Sì, parla... infatti volevo appunto specificare questo, scusami l'interruzione. Sì. Perché quindi adesso siamo appunto alla domanda finale di questa bellissima intervista, e appunto relativamente i due brani che abbiamo già trasmesso, River of the Insanity, e ascolteremo alla fine dell'intervista appunto Strike the Blood, e quindi scusa l'interruzione, appunto in ordine cronologico farci l'excursus storico di questi due brani e appunto quali sono le tematiche. Prego, anche perché purtroppo l'ultima domanda di Fireworks di quest'oggi. Prego, scusa l'interruzione, avanti così, prego. Allora, stavo dicendo Strike the Blood, l'abbiamo già spiegata, scusa, sì. E River of Insanity, Fiume dell'insanità, praticamente parla di un'esondazione di informazioni dovute alle fake news e quindi che porta la gente a impazzire. Quindi questo cosa vuol dire? Quindi questo cosa vuol portare Gian Ritornello? Di cercare di non lasciarsi troppo condizionare da troppe informazioni sbagliate e cercare comunque le informazioni giuste e di non lasciarsi trasportare questo fiume di sanità per non impazzire. Perfetto, quindi mi viene in mente per parafrasare un titolo della storica band di cui indosso la maglietta, Iron Maiden, Can I Play With Madness? Ok, posso giocare con la pazzia? Ok, esatto. Dai. Sfoggio di cultura di Michael Fontana, ovviamente ci sta abbastanza bene, quindi da Seven Sun of Seven Sun, 1988, il mio album preferito degli Iron Maiden, sicuramente. Quindi, l'ultima domanda, sì, adesso è questa qua. Sì, il periodo è quello che è, lo sappiamo abbastanza bene, però magari se c'è adesso, quali sono i progetti futuri della band, cosa abbiamo, cosa ci riserva il futuro della band? Allora, i progetti futuri intanto è sperare di riuscire a suonare il disco che abbiamo prodotto, che questo è fondamentale. Intanto mi sono dimenticato, volevo anche ringraziare Vulcano Records per la promozione e distribuzione, che sono stati molto importanti come lancio promozionale discografico, e voglio ringraziare sempre Audio Core Studio e di Parma, che hanno registrato, dove siamo andati a registrare il disco. E mi sono un attimo perso. Prego. Nei meandri della nostra River of Insanity, per citare, sì, esatto, sì, progetti futuri, come ho detto, portare fuori questo disco e cercare di suonare in più locali possibile appena si potrà ripartire. Boh, io il mio progetto, appunto, il mio progetto futuro con questo qua, quello di incontrare di persona questa bellissima band, queste bellissime persone, gli Stone Draft, e di magari di condividere con loro dei buoni tortellini e una buona birra, no? Quindi per
per gli odori, come parlavo, l'odore anche dell'alcol che ci sta abbastanza bene, davvero. Ah. Allora, e me lo auguro comunque, me lo auguro di cuore, dai, dai, appena sarà possibile. L'odore di Lambrusco da noi sì, Lambrusco che ha fiumi. Mamma mia, veramente, mi manca, mi manca. Allora, Emiliano, grazie di cuore per essere stato qui con noi. Questa bellissima intervista rilasciata in esclusiva, video intervista per Fireworks. Un grazie di cuore appunto a tutta la band, a tutto il supporto che degli amici di Fireworks che danno sia alla trasmissione che anche alla band. E auguriamo tanta tanta fortuna agli Stone Drift. Ok? Allora, Emiliano, però non ci lasciare ancora, resta qui con noi ancora, perché quindi adesso a questo punto ti sostituirai tu a Michael Fontana e annuncerai il brano, e quindi poi durante il finale del brano ci saluteremo. Intanto ufficialmente i miei saluti e buona fortuna a tutti voi. Stay metal, ragazzi, prego a te. Grazie. Allora, annuncio il brano. Allora, prossimo pezzo è Strike the Blood. Grazie a voi per averci ospitato e supportiamo la scena. Yeah.